Li abbiamo lasciati a Barcellona con il lancio del nuovo Model Year di Iveco e ci ritroviamo qua all'Industrial Village di Torino, dove c'è stata appena adesso la conferenza stampa del mercato Italia. Conferenza stampa aperta naturalmente da Massimiliano Perri, General Manager del mercato Italia, che ha annunciato prima di tutto che il lancio in Italia del Model Year 2024 avverrà al Transpotec e che lì sarà presentata tutta la nuova gamma con ovviamente al centro il nuovo logo di Iveco su tutta la gamma. È stato sottolineato il fatto che Iveco ancora ha un veicolo su tre è di Iveco sul mercato Italia che ha raggiunto le 25.000 unità nel 2023. Sottolineato l'impegno nella Dakar, che è stata vinta ancora una volta da un veicolo Iveco, e ha sottolineato naturalmente Massimiliano Perri l'anno che verrà, il 2024, che sicuramente sarà un anno difficile per vari motivi, per le tensioni internazionali, per l'inflazione alta e per tante altre ragioni. Dopo di lui diciamo, i responsabili di gamma, Massimo Revetria, ha aperto questa sezione parlando del Daily soprattutto elettrico, che intanto ha vinto quest'anno il Sustainable Truck of the Year. Ha sottolineato quanto importante è il noleggio e lo sarà ancora in futuro con la formula di Gate, del pay per use. Ha annunciato naturalmente la nuova partnership con Hyundai che vedrà Iveco quindi attaccare anche il segmento più basso dei veicoli sotto le 3 tonnellate e mezzo con questo nuovo veicolo che sarà presentato all'EA di Hannover. È stata poi la volta di Fabrizio Buffa, responsabile dei veicoli pesanti. Naturalmente ha sottolineato una grandissima crescita di questo settore. Il nuovo veicolo ha dato una spinta notevole. Sugli allestiti ha sottolineato come sia un veicolo su due di Iveco, quindi la grande forza delle partnership con gli allestimenti. E poi Valerio Vanacore. Naturalmente le propulsioni alternative la stanno facendo da padrone, la faranno sempre di più anche in previsione del 2025, quando i costruttori dovranno ridurre del 15% l'impatto della CO2 e quindi mettere su strada molti più veicoli elettrici. Naturalmente importantissimo il contributo degli biocarburanti, tutta la gamma di Iveco naturalmente è già predisposta per l'HVO e per i biocarburanti. Naturalmente vi invitiamo a seguirci su tutti i nostri canali e naturalmente sul prossimo numero di Trasportare Oggi per tutti i dettagli di questa conferenza stampa. Stay tuned.